a tutti, io sono Lidio e questo è Al 4+, bentornati con una top. È da un bel po' di tempo che non vedevamo una classifica dei nostri giochi preferiti. Nella classifica di oggi, che avete già letto nel titolo, quindi i migliori giochi da tavolo secondo noi di corse, abbiamo combinato i gusti di tutti noi di Al 4+ per tirare fuori 5 titoli da potervi consigliare. Ricordate molto bene, come in ogni classifica fatta da qualsiasi persona al mondo, che non abbiamo provato tutti i giochi di corse esistenti sulla Terra. Quindi, ad esempio, ci siamo persi anche giochi che sono ritenuti molto belli, come Rallyman, Flame Rouge o Vector Race, che vogliamo recuperare effettivamente, ma ancora non siamo riusciti a provare, e perciò non ci saranno necessariamente tutti i giochi esistenti. Cioè, semplicemente, tra quelli che abbiamo provato, ci sono i 5 che abbiamo preferito. Partiamo con la posizione numero 5. Alla quinta posizione, Tiny Turbo Cars, il gioco che abbiamo visto più di recente di corse qua sul canale. È un gioco che però ci ha preso anche molto, almeno mi ha preso particolarmente, perché è semplice ma è la tipologia proprio di gioco che ci piace. È molto cacciarone, ci facciamo un sacco di risate, ci arrabbiamo l'uno con l'altro e alla fine il vincitore può vantarsi su tutti gli altri. Insomma, il tipo di gioco che ci fa impazzire. In cosa consiste, in poche parole? Voi avete dei controller tipo quelli appunto delle macchine telecomandate e dovrete muovere queste caselline per poter selezionare le mosse da far fare alla vostra macchina. Il problema è che non sarà così semplice come l'ho detto, anzi spesso batterete contro un muro e continuerete ad andarci contro perdendo tutte le vite a vostra disposizione. Insomma, un gioco semplice, veloce, divertente che ci sentiamo di consigliarvi e che non potevamo non mettere in questa top. Ma adesso passiamo subito alla posizione numero 4. In quarta posizione abbiamo deciso di inserire It, un gioco che al momento è un po' sulla bocca di tutti e crediamo lo rimarrà ancora per un po' di tempo. L'abbiamo inserito in classifica in quarta posizione principalmente per tre motivi. Primo è la grande accessibilità che It ha, cioè è molto semplice da spiegare, è abbastanza rapido da apprendere, si entra subito nelle meccaniche del gioco e la partita non dura poi così tanto tempo. Il secondo punto invece è la gestione del proprio mezzo. La gestione del proprio mezzo con le carte è qualcosa che ci è piaciuto molto. Il terzo punto invece è il bilanciamento del gioco, perché il gioco ti permette sempre più o meno di potertela giocare alla pari con gli altri giocatori. Sarà difficile creare enormi divari fra il primo e l'ultimo e la competizione sarà più o meno sempre in un blocco unico che si sposta col primo e gli ultimi, però ecco, le posizioni si riducono molto. Come funziona It in maniera molto rapida? Voi avrete un mazzo di carte. Questo mazzo di carte dentro avrà delle carte che vi permetteranno di muovervi in avanti, che faranno surriscaldare il motore, che vi permetteranno invece di levare surriscaldamento al motore. Inoltre voi potrete avanzare o scalare, quindi andare in su o in giù con le marce. Più sarete in alto con le marce, più carte potrete giocare, quindi più rapidamente andrete. Più in basso sarete, meno carte giocherete, andrete più lenti. Ma andare più lenti non è sempre un male, perché non è che potrete affrontare una curva a 300 all'ora, comunque dovrete rallentare. Quindi soprattutto in curva ci sarà, voi dovrete trovare il modo di scalare per giocare carte o comunque meno carte che vi permettono di arrivare lì più piano. Quindi fondamentalmente dovrete gestire le dritte, i drittoni per chiamarli in maniera molto violenta, le curve e l'interazione degli altri giocatori, perché se voi vi affiancate o arrivate subito in coda agli altri giocatori potrete superarli e questo andrà a creare quelle situazioni in cui bene non posso andare troppo forte, devo spingere parecchio qua. Quindi insomma, bellino anche per quanto riguarda l'interazione. Quindi questo era il quarto posto, adesso passiamo alla terza posizione. Alla terza posizione abbiamo Rush and Bash. È un gioco che abbiamo già mostrato qua sul canale molto tempo fa con un tutorial e un gameplay ed è un gioco di corse, forse tra quelli che vediamo oggi anche quello più adatto ai più piccoli, proprio perché è un gioco molto colorato, molto semplice, un gioco in cui le vostre macchine andranno avanti grazie a delle carte che giocherete ad ogni turno, grazie alle quali non solo vi muoverete ma potrete anche lanciare missili, sganciare bombe all'indietro, insomma dare fastidio agli altri giocatori. È una specie, se vogliamo, di Mario Kart, che sicuramente tutti conoscerete, ma in versione di gioco da tavolo. Colorato, divertente e anche molto rigiocabile in quanto esistono molte piste, modulare in pratica la pista, quindi potrete costruirla ogni volta in modo differente. Il gioco, come vi dicevo, non offre tantissimi spunti tattici, i vari personaggi poi hanno delle abilità, eccetera, sicuramente
c'è un po' di tattica dietro, però ecco, tra tutti i giochi che abbiamo visto oggi forse è quello meno profondo come meccaniche, ma anche dannatamente divertente. E il motivo per cui lo mettiamo in terza posizione è proprio perché riesce un po' a mettere d'accordo tutti, meno Philos, che non lo voleva in classifica, però noi l'abbiamo messo lo stesso. Fanno schifo i giochi di corse! Philos fa schifo. Ma andiamo alla posizione numero 2. In seconda posizione, invece, ovviamente, non poteva mancare il nostro amato Camelot. È uno di quei giochi che citiamo molto spesso, che ci piace molto e che da tantissimo tempo ci accompagna. Nella scelta di Camelot avevamo davanti Unicorn Fever, Ship Race e Camelot. Tre giochi di scommesse e di corsa. Noi abbiamo scelto, certo, quello meno di corsa forse fra tutti quanti questi tre, però è quello a cui siamo più affezionati. Ecco, diciamo che Ship Race probabilmente è un gioco di scommesse e di corsa molto più strutturato, con le regole molto più profonde, che ti permette anche di fare molte più cose. Perché non mi avete chiamato prima? Camelot è molto più semplice, è molto più fruibile da chiunque, e questo, diciamo, è stato un po' anche il motivo vero per cui lo abbiamo messo in seconda posizione. Quindi forse meno oggettiva e più soggettiva, ma Camelot l'abbiamo giocato veramente con chiunque, in qualsiasi contesto, anche con la famiglia, e lo spieghi in un attimo a qualsiasi amico. Quindi questa fruibilità per noi gli ha fatto guadagnare veramente tantissimi punti. Come funziona Camelot? Se non lo sapete, voi dovrete scommettere su una corsa di cammelli, fondamentalmente. Dovrete scommettere su chi arriva per primo, su chi arriva per ultimo e anche su come si posizionano i cammelli nei vari turni. La cosa interessante e divertente di Camelot è che... Non giocatelo a sordi, è il principio della ludopatia. La cosa più importante in assoluto di Camelot e la cosa più caratteristica è che si estrarranno a caso dei dadi che ti indicheranno quale cammello si muoverà. Questo farà sì che si creano situazioni in cui i cammelli si sovrapporranno. La cosa assurda è che se si muove il cammello che è sotto, sposta tutta quanta la pila. Il fatto è che il cammello più in alto nella pila è considerato primo, quindi si possono creare situazioni, si creeranno molto spesso, situazioni di enormi rimontoni assurdi che faranno arrabbiare tutti tantissimo. Quindi Camelot super approvato, se non lo conoscete, beh, secondo noi dovreste proprio recuperare. Adesso andiamo alla prima posizione. Prima posizione non potevamo non mettere Formula D, che qua per l'appunto ho messo con un'edizione un po' consumata e con pezzi di scotch tutto rotto, ma perché proprio la prima edizione, cioè ora la prima che abbiamo noi di Formula D, con delle regole ancora veramente molto abbozzate, poi è stata rifatta una nuova edizione un po' più rifinita sia graficamente che anche un po' aggiustata di regole. È un classicissimo gioco di corse. Prima abbiamo citato in quarta posizione Hit. Beh, se vogliamo, Hit è una rivisitazione di Formula D con le carte, perché Formula D ha avuto, diciamo, questo primato di poter essere il primo gioco appunto di corse vere e proprie che ti metteva di fronte ad una situazione un po' più realistica. Ci sono le marce, a seconda delle marce tirerete un dado differente, il che almeno a me da piccolo gasava da impazzire, volevo arrivare in sesta solo per tirare questo dado enorme a 27.000 facce. Insomma, è un gioco sicuramente molto molto basato sulla fortuna, perché tirate e basta dadi dall'inizio alla fine. Dovete stare attenti, certo, a scalare in marcia, a non bruciare il motore, a non far esplodere la macchina, cosa che può succedere. Pippus va in quarta, azzarda e fa 10, preciso 10, quindi dove vai? aspetta, fai one, no! Fa la collisione, prima quindi sì. 4, quindi niente, se Pippus fa 1 esplode la macchina. Ma perché la mia vita è così giusta? Però è anche molto molto basato sulla fortuna, il che dal mio punto di vista non è un problema, ma sono certo che per molti di voi che state guardando questo video invece sarà un po' una bestemmia, perché affidare tutto ai dadi vuol dire dare molto meno spazio alla tattica e all'abilità. Insomma, Formula D lo mettiamo non perché secondo noi oggettivamente sia il miglior gioco di macchine di tutti i tempi, ma è sicuramente quello a cui siamo più affezionati. È un gioco che è classico, ma allo stesso tempo ci diverte ancora se vogliamo giocare a un gioco di macchine. Tra l'altro, piccola curiosità,
eravamo così sfogati di Formula D che mio padre fece un calco con le macchinine di Formula D e le rifece in piombo, penso fosse più, non so, in qualche materiale metallico, proprio le accolate e colorate proprio per avere più macchine personalizzate. Eravamo un po' malati. Avete quindi visto i 5 migliori giochi di corse secondo noi. Come vi abbiamo detto all'inizio, è una classifica soggettiva, ma anzi vi invito a scriverci nei commenti quali sono i vostri giochi che avete provato, magari anche giochi sconosciuti che non ha provato nessun altro al mondo ma che vi sono piaciuti molto. Le prime posizioni le abbiamo date molto anche per sentimento, per affezione. Formula D, io è il primo gioco penso di corse, anzi forse fra i primi giochi da tavolo che ho mai giocato, quindi ci sono sicuramente anche molto affezionato, anche se oggi esistono giochi che forse oggettivamente sono migliori, ma non importa, a noi interessa divertirci. Quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dei giochi che abbiamo citato. In descrizione comunque trovate anche i link ai giochi che abbiamo citato oggi, quindi dateci un'occhiata. E niente, vi ringrazio ancora per averci seguito fin qua, fateci sapere quale secondo voi dovrebbe essere la prossima top che dovremo fare qua sul canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.